nuovo progetto artistico-fotografico per Stefania Grassi, in questo caso un progetto che abbina sia la fotografia, sia la natura, ovviamente la montagna, e la musica, che è quella di Vivaldi. Quindi ovviamente le quattro stagioni viste attraverso le fotografie della montagna. Ecco, come nasce questo progetto? Il progetto nasce durante delle gite domenicali organizzate dal gruppo Shikai di Vercelli, immersa completamente nel candore della Val Tournanche. Grazie al quale ho potuto cogliere tutti gli angoli più suggestivi di questa valle, grazie anche all'aiuto di una mia preziosa amica Adele, che mi ha fatto conoscere tutte le bellissime frazioni di questa località montana. È una località che amo e da qui nasce l'idea proprio di creare una slide show dedicata all'inverno, intitolata appunto Candida Val Tournanche. È una località che ho nel cuore perché secondo me la casa è il luogo del cuore, è il luogo che ci appartiene e io sono stata accolta con tanto calore, con tanto amore e con tanta amicizia, quindi mi ritengo proprio di quel posto. L'idea è quella di mettere come sottofondo musicale, appunto, la musica di Vivaldi, l'inverno. Ho postato questa Candida Val Tournanche, questa proiezione sui social network tramite il mio link a YouTube e questo ho riscontrato molto successo. E allora mi sono chiesta, perché non continuare? Perché non fare tutte le quattro Stagioni. stagioni completamente della Val Tournanche, tutte con la musica di Vivaldi delle quattro stagioni? La musica di Vivaldi perché si tratta di melodie descrittive che stanno a simboleggiare il suono, il calore, il sogno, l'armonia, la serenità, tutte sensazioni che questa unica valle sa infondere. Ecco, questo progetto e queste proiezioni e come dicevi, praticamente sono immagini che sono state scattate da te, Dante di Sant'André fino a Cervinia. Una Quindi cervigna, è difficile comunque con la primavera cogliere una primavera appunto nel dettaglio a Cervinia perché non c'è una primavera vera e propria. Qui sono stata fortunata perché sono riuscita a cogliere in certi attimi dei germogli attorno alla chiesa degli Alpini, il disgelo attorno al lago blu, altri germogli attorno all'area picnic e questo ha permesso appunto di introdurre la primavera. Ma perché regale? Perché i fiori sembrano inchinarsi davanti alla maestosità, alla bellezza suprema del Cervino. Poi c'è il risveglio, l'amore. L'amore degli animali, ma sarà un amore che si trasmette poi nel paesaggio circostante, evidente particolarmente nella prossima stagione che è estatica. che siamo quasi praticamente in estate, che è quella che stiamo iniziando. Estatica perché? Perché in questo caso predomina la spiritualità. L'osservatore può osservare dei simboli che sono il fuoco, il simbolo dell'energia, della passione, l'acqua, che è il simbolo della purezza. E poi mi sono soffermata moltissimo sulla parte finale della proiezione che è stata ambientata a Promindo, che è una piccola frazione di Val Tournanche posta a 1800 metri, dove c'è una piccola cappella e qui una persona ritrova la fede spirituale nella quiete vespertina. E non nego di essermi commossa di fronte a questi scenari di un romanticismo così struggente, questa luce del sole fino al tramonto che illuminava il campanile di questa chiesetta. E di fronte a questi scenari così delicati, l'uomo può solo inchinarsi e ringraziare Madre Natura per i suoi doni preziosi. Tra l'altro, poi ne parleremo magari più avanti, ma questa fotografia mi sembra che sia una di quelle che ha vinto un premio, che comunque è stata selezionata. È Quindi stata selezionata recentemente per una pagina locale per Valle d'Aosta Immagini e Emozioni, ma non solo. I germogli di primavera hanno preso parte a un contest Awaken in California, che significa proprio il risveglio. E sono stata inclusa tra 25 artisti internazionali, non c'era solo la fotografia, anche la pittura, la scultura. Questo contest si è svolto a Fullerton, in California, e la critica americana ha recensito le mie fotografie come composizioni ricche di malinconia, di speranza, un modo raffinato e candido di portare rispetto per tutte le sfumature della primavera stessa. Questa è stata una cosa, un motivo di orgoglio, di onore.
E poi c'è l'autunno che a completare queste quattro stagioni, Poi c'è diciamo. l'autunno che ha un titolo francese, Les couleurs de l'automne, che è ambientata prevalentemente a Chennai. Chennai è una piccola località sopra Val Tournanche, dove adesso è possibile raggiungerla tramite un ascensore molto comodo e veloce che è aperto 24 ore su 24 ed è totalmente gratuito, quindi risparmiamo la fatica del sentiero. E i colori caldi sono il giallo, l'arancione. E fanno da cornice attorno alla Grand Muraille, alla Grand Bec, anche da Cervinia stessa, dal lago blu. E ci saranno qui degli scenari che tendono poi alla fine verso l'inverno, dei contrasti tra l'arancione del giallo e il bianco della neve. Stanno a simboleggiare un po' la malinconia e la nostalgia per delle giornate vissute all'insegna dell'amicizia, con gioia, serenità. Anche momenti tristi e delicati che però hanno rafforzato comunque questo meraviglioso legame. Le musiche come, diciamo, come sono abbinate? Beh, è stato non facile abbinare le musiche perché sono volute diverse notti, giorni e notti per abbinare, per scegliere le fotografie e far scorrere la musica al momento. Le domande andavano bene com'è? Ecco fatto. Ok, lascia così. Sì. Ah, quindi lo faccio qui. Inverno. All'inverno, Candida Valtournanche riprende appunto la stagione invernale, una stagione predominata da un manto nevoso molto abbondante che è rimasto fino ad aprile inoltrato. E abbiamo deciso con questa mia amica di dedicarci alle fotografie di ogni angolo più suggestivo, angoli che io da sola non avrei mai poi mai conosciuto, ho avuto l'occasione di vedere. Quindi da ogni singola frazione ho rilevato un qualcosa di molto romantico, di molto candido, e da qui che è partita l'idea delle quattro stagioni. Perché Sì, è andata dall'inverno poi a. dall'inverno poi ho fatto da primavera, estate, autunno, fino ad avere un quadro completo. Dicevi che in occasione del solstizio ci sarà la prima, anche se in ordine di tempo è stato l'inverno, però il 21 giugno ci sarà la. Vorrei lanciare statica, fare un qualcosa di diverso dalla solita collaborazione con CNN Report, con la quale ho collaborato per diversi anni, con questo sito che dedica un'ampia panoramica a fotografi di tutto il mondo. Alcune mie foto sono state pubblicate su questo portale, non solo Cervinia, ma anche Vercelli, per esempio, anche Prarolo, anche foto di mare di Alassio, lago di Viverone, anche posti legati qui al Vercellese che diciamo non hanno l'occasione di essere conosciuti in ambito internazionale. E quindi vorrei lanciare questa estatica per invogliare un po' la proiezione, un'anteprima di questa proiezione che ci sarà a Cervinia e a Valtournanche al 16 e al 12 agosto alle 16. Tu appunto parlavi di natura, parlavi di mare, parlavi ovviamente anche delle nostre risaie, anche poi Venezia, che è una delle altre città che ti sono care, quindi evidentemente proprio il tuo fatto di essere, di aver fatto degli studi proprio in questo campo, diciamo, scientifico, ti ha tirato una mano anche forse in questo Sì. nel Sì, cercare di cogliere proprio i momenti io e sono gli aspetti. laureata in biologia e ho intrapreso un indirizzo ecologico-ambientale, quindi ho sempre avuto care le tematiche del paesaggio, dei biotopi, degli ecosistemi, della biocenosi. E anche l'arte però, perché a me piace molto fotografare anche nei musei. Su Venezia ho realizzato dei libri fotografici dedicati al Museo Correr, alla Galleria dell'Accademia, a Capesaro, e a Venezia ho l'occasione di ritornare 2 o 3 volte all'anno, quindi mi piace anche arricchirmi culturalmente perché i libri fotografici aiutano anche a memorizzare le immagini, a collocarle, a catalogarle, a ricordarsi meglio gli autori, le epoche a cui risalgono tutte le opere. Ma Vercelli, che un po' si dice sempre che uno non è mai il profeta in patria, però magari chissà Ma che. non lo so, adesso per il momento non c'è alcun contatto. Si era parlato magari con lo Shikai di fare delle proiezioni relative sempre alla montagna, a queste foto, però
È ancora tutto in fase di organizzazione, non sappiamo ancora se ci saranno degli eventi prossimamente oppure no. Comunque per adesso Vedremo. appunto il progetto va avanti con Io per queste. adesso ho esposto a Prarolo, ho fatto questa breve proiezione, ma non era una proiezione di foto classiche accompagnate da melodie musicali, ma era una presentazione in PowerPoint dove illustravo praticamente, svelavo le mie angolature, le mie attrezzature per il birdwatching e le specie di uccelli che frequentano l'area prarolese, il tutto perché. Grazie e a presto. Grazie, a presto.